Ben trovati amici agricoltori ed agromeccanici a questa nuova puntata di Agriinforma vocata alla tecnologia al 300%, anzi forse anche di più, l'abbiamo accennato nella scorsa puntata, l'attrezzatura che governa il trattore per quanto riguarda appunto fienagione, poi chissà, magari c'è un'implementazione anche per altre cose, sappiamo che quella insomma non sta mai ferma, però oggi ci concentriamo su questa insomma parte della campagna. Sì, abbiamo alle nostre spalle la macchina che è utilizzata come starting point per questa nuova tecnologia. Tu hai detto bene, qui si esaspera praticamente la possibilità di dare all'agricoltore il fatto di pensare solo ed esclusivamente a quello che deve fare e non a nient'altro, perché sarà la macchina che determinerà le performance a tutti gli effetti della macchina stessa. Con questa tecnologia, col TIM, Tractor Implement Management, significa che, come hai detto tu, tutte le funzioni elettroidrauliche, le funzioni di PTO, le funzioni di velocità del trattore vengono gestite dalla capacità e dalle potenzialità della macchina che leghiamo posteriormente o addirittura anche anteriormente, perché tu hai citato anche che questa è una tecnologia che oggi è vista accomunata alla rotopressa, ma attenzione che a brevissimo noi avremo anche tutto un insieme di macchine che possono essere applicate frontalmente o posteriormente, che potranno gestire operazioni che per il driver diventano ripetitive e quindi sono dispersive in termini di forza psichica in campo, quindi noi dobbiamo liberare il driver da tutte le funzioni che diventano noiose per dare la possibilità alla macchina di utilizzare il massimo dell'elettronica e il massimo delle sue capacità, cosa che dopo un'ora, due o tre di lavoro per un driver diventa difficile, e mi ricollego appunto alla tecnologia che oggi utilizziamo sulle rotopresse. Ecco, come funziona? Funziona in questo modo, funziona che normalmente un operatore fa all'incirca 10 operazioni per ogni balla prodotta, quindi dal fatto di rallentare la velocità, dal fatto a volte di fermarla completamente, al fatto di gestire la riduzione dei giri della PTO, al fatto di dover aprire il portellone, al fatto di doverlo richiudere, al fatto di dover iniziare se vuole un processo di legatura o di fasciatura, quindi c'è tutto un sistema legato. Bene, con questo sistema, con questo nuovo sistema, attraverso un kit che diventa obbligatorio per Kvaerner, anche si chiama Tecnopack, l'operatore inizia a gestire 8, pensate, di queste 10 funzioni ripetitive per ogni balla prodotta in modo automatico. Quindi potrebbero essere anche 9, il problema è che la sicurezza è una priorità per Kvaerner e quindi per evitare che in campo ci siano incidenti derivanti da, non lo so, persone che attraversano o che vogliono guardare o vedere, l'operatore dovrà riattivare il sistema, ma tutte le operazioni antes questa attivazione attraverso un pulsante vengono totalmente automatizzate. Quindi l'operatore dovrà semplicemente andare sull'andana e poi in automatico la macchina inizierà a generare in automatico memorie, e quindi tutte le volte che lui produrrà una balla il trattore si fermerà in automatico, si ridurranno prima i giri della PTO in modo tale di consumare, abbiamo parlato quanto sia indispensabile anche ridurre i consumi, no? Quindi oltre al fatto di diminuire il gasolio, qua abbiamo anche una totale diminuzione delle operazioni che l'agricoltore o il contoterzista deve fare su ogni singola balla prodotta, quindi si aprirà il portellone, si chiuderà il portellone. Ma pensate che addirittura andremo a controllare l'umidità in tempo reale di ogni balla, andremo a gestire attraverso un sensore che regola l'espulsione della balla stessa la possibilità di gestirla anche quando siamo in terreni con forti pendenze, quindi un sensore riconosce quando il trattore o quando la macchina è in pendenza e quindi non apre o non scarica la balla se non è in totale sicurezza. Quindi ci sono veramente delle funzioni fantastiche. Pensiamo al fatto di poter gestire anche delle combinazioni di semina o delle combinazioni triple d'asfalcio, dove abbiamo una faccia condizionatrice per esempio anteriore, dove abbiamo serbatoi anteriori che hanno bisogno di essere gestiti in modo autonomo in base alla velocità, in base ai quantitativi etero che abbiamo deciso di erogare. Insomma, c'è un insieme di attività che il sistema può controllare automaticamente per aumentare drasticamente la produzione. Quindi valorizzare il lavoro dell'agricoltore rendendolo comunque più semplice e dimezzare comunque anche i tempi, perché le finestre di lavorazione sono sempre più corte, perché insomma il meteo non è sempre così limpido, e in più proprio a livello di produttività si rimane in campo di meno perché non ci sono tempi morti alla fine.
Assolutamente no, si parla di riduzioni a livello gestionale, cioè quindi di tempo. Noi abbiamo calcolato che su una media di 250-300 valve prodotte al giorno, questa automatizzazione delle operazioni può portare a quasi un'ora e mezza di risparmio. Quindi moltiplichiamola per chi veramente fa anche più balle di questa, perché questa è una media, e poi capiamo quanto questa tecnologia sia stata indispensabile svilupparla per appunto mettere in condizioni i driver di pensare solo alla guida e non alle performance della macchina. E hai parlato di sensori, quindi si sposa tutto a livello, immagino, di ISOBUS, di Farm Center, come abbiamo citato anche nella scorsa puntata, quindi tracciabilità al 100%, controllo insomma di ogni pallone, però vorrei saperne di più. Allora, esatto, diciamo che tutto parte quando decidiamo di implementare un sistema come il Tecnopack, quindi con la ricognizione dell'umidità di ogni singolo pallone, è perché alle spalle percepiamo che è importantissimo creare dati. E quindi noi dobbiamo produrre tanto, ma dobbiamo anche riconoscere che in quel campo abbiamo prodotto, non so, 50 balloni, e dall'1 al 50 poter riconoscere il grado di umidità e poter riconoscere in che condizioni sono state prodotte. È ovvio che in un contesto di ISOBUS abbiamo la possibilità di generare un insieme di dati attraverso Farm Center. Quindi non si parla solo di contributo e quindi di 4.0 e di credito d'imposta, si parla proprio di gestione della flotta, della propria flotta, e della gestione dei dati della propria flotta. Tra l'altro, con l'introduzione, come abbiamo detto in puntata precedente, di questo nuovo Farm Center, di questa nuova evoluzione di Farm Center, l'operatore avrà la possibilità di fare delle cose che in assoluto erano inimmaginabili solo 2 anni fa, e soprattutto potrà avere il monitoraggio anche delle funzioni meccaniche ed elettroniche della macchina. Quindi insomma stiamo veramente aprendo un'era nuova, quindi e veramente con costi super super, sottolineo, accessibili. Quindi anche le aziende che di solito acquistavano una rotopressa tra virgolette a camera variabile, oggi hanno la possibilità di acquistarla o di sostituirla, perché lanceremo anche delle campagne dedicate a questa nuova tecnologia. Quindi anche chi Kverna la sta investendo tantissimo, come d'altronde negli ultimi 3 anni ha fatto, e quindi daremo la possibilità appunto anche delle piccole e medie aziende di poter accedere a questa tecnologia, perché è proprio con le piccole e con le medie dove si esaspera ancora di più il ritorno dell'investimento. Quindi se devo investire 25-30 mila euro in una rotopressa, insomma è meglio che li investa in un modo piuttosto che in un altro. E se poi ho la possibilità anche di utilizzare la tecnologia della rotopressa su altre attrezzature, a maggior ragione chiudo il cerchio. Quindi grazie mille Sandro per queste novità che ci hai voluto così presentare quest'oggi. Grazie a voi. E adesso, amici agricoltori, andremo in campo per farvi toccare con mano questa nuova tecnologia del TIM, quindi vedremo l'operatore che assolutamente si lascia trasportare dal dottore, perché è l'attrezzatura che è il cervello di queste operazioni. Come anticipato, siamo direttamente sul trattore con Matthew, che è il tecnico appunto della tecnologia di Kverna Group Italia, soprattutto per quanto riguarda il Farm Center, però oggi ci concentriamo su questo TIM e ce lo farà vedere proprio in diretta. Vuoi spiegare prima i brevi particolari che attuerai, dopo lo vediamo appunto così lavorare. Ecco, allora va attivato il TIM sul trattore, va detto alla rotopressa su che distributore lavora il portellone. Va accesa la PTO la prima volta, chiaramente, dopodiché noi, una volta attivato il sistema, lui raggiungerà la velocità preimpostata, rallenterà in percentuale quando sarà al 90%, si fermerà al completamento della valla, legherà, aprirà il portellone, scaricherà. Una volta che il sensore di presenza dietro l'avrà rilevata, scaricata la valla, chiuderà. E a questo punto si potrà ripetere tutto il processo solo con l'attivazione del tasto TIM. E questo serve semplicemente per la sicurezza, e quindi tu non toccherai assolutamente l'acceleratore, farà tutta la macchina. Tutta la macchina, non si toccano distributori, non si modifica la velocità, non si agisce sull'acceleratore, dobbiamo solo guidare sull'andare. Attiviamo la PTO. Attiviamo la PTO, mettiamo la marcia avanti chiaramente e gli diamo l'ok. Quindi il TIM è partito. Esatto. Queste icone ci indicano il riempimento della macchina, chiaramente guidare
dobbiamo guidare noi sull'andana per il corretto riempimento della macchina. Però i tuoi pedali sono totalmente al di fuori dai tuoi piedi proprio. Esatto, pedali, idraulica, io non tocco nulla. Chiaramente qui stiamo facendo un prodotto verde, ci dà l'umidità in tempo reale del prodotto che stiamo andando a fare. E poi alla fine del processo, in fase di legatura, ci darà l'umidità media della balla. L'umidità la vediamo nello schermo. Sì, esatto. Praticamente abbiamo sul fianco destro della macchina, tramite il kit Technopack, abbiamo un sensore dell'umidità con due diodi che rilevano resistenza e conducibilità elettrica del prodotto, e grazie a questo noi sappiamo quanta umidità ha il nostro prodotto e riusciamo a andare a modificare le pressioni in base alle nostre esigenze. Siamo quasi al 90% della formazione del nostro ballone. Esatto, a questo punto in percentuale al 90% appena suonerà calerà la velocità. Ecco, vedete che da 10,5 sul trattore stiamo passando a 8-7,5 circa. Adesso possiamo completare la corteccia della nostra balla. Si sta lentamente fermando il trattore senza schiacciare i pedali, senza preoccuparci di attivare nessun altro pulsante. Ora la macchina si fermerà. A trattore fermo inizia la legatura e ci dà l'umidità media della balla. Adesso ha aperto il portellone, lo sta richiudendo e siamo pronti per andare. Non facciamo altro che dare il consenso senza toccare niente e lui riparte fino a raggiungere la velocità preimpostata. E amici agricoltori e agromeccanici, questa era l'ultima puntata prima della pausa estiva, quindi io vi auguro una buona estate a tutti e ci vediamo a settembre carichissimi per nuove tecnologie, sempre per farvi fare una buona agricoltura. Quindi buona estate e arrivederci alla prossima puntata di Agri in Forma.